Pesach, la Pasqua ebraica, ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto. In tutto il mondo, di generazione in generazione, ogni anno gli ebrei narrano e celebrano questo episodio. Che significato ha questa festa? Cosa è il Seder, la cena pasquale? Perché per 8 giorni si mangia solo pane azimo e si elimina ogni genere di chametz, di cibo lievitato? Per spiegare le usanze e i significati di questa festa, abbiamo ricostruito i momenti più importanti di un Seder, curiosando in una casa romana con la guida del rabbino Benedetto Carucci. Il bambino più piccolo della famiglia fa una serie di domande al capofamiglia. Ora, il bambino è stimolato in queste domande da una serie di stranezze, di cose inabituali rispetto alle altre sere. Ci sono una serie di cose sul tavolo che non ci sono le altre sere, si fanno una serie di gesti che non si fanno le altre sere. Queste domande permetteranno al padre di aprire quella che è la vera e propria narrazione della Gadà. Cioè il padre racconterà la storia della schiavitù e poi della liberazione. Ora è interessante vedere come la parte dialogata, domanda e risposta, sia una parte fondamentale del Seder, tant'è che anche se non ci fosse un bambino piccolo, comunque qualcuno deve fare domande, cioè il Seder è una struttura di domanda e risposta, addirittura se una persona si trovasse da sola a fare il Seder, dovrebbe ugualmente porsi delle domande e darsi delle risposte. Questo perché solamente in una struttura di questo genere c'è l'apertura all'interpretazione. Attraverso questo tipo di dialogo, in un certo senso, l'uomo può riuscire a capire veramente il significato della liberazione e della libertà che ha ottenuto dalla schiavitù egiziana. E a questo proposito vale la pena ricordare un brano di poco precedente a questo che si legge in questo momento, il brano che dà l'apertura a tutta la Haggadah, il brano in cui si cita il pane dell'afflizione, Lechem On in ebraico. Ora, secondo i maestri, questo pane dell'afflizione significa anche il pane sul quale si risponde. Allora, l'afflizione, la schiavitù, la povertà degli ebrei in Egitto è il punto di partenza per una serie di risposte e di ulteriori domande e ancora di risposte che tutti i partecipanti al Seder si fanno. Questo è il pane dell'afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d'Egitto. Chi ha fame venga e mangi, chi ha bisogno venga a festeggiare Pesach. Buongiorno cari amici e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Oltre il Cortile, lo spazio settimanale all'interno della trasmissione di Giorno in Giorno. L'inizio che, con cui abbiamo voluto salutarvi, dedicato alla Pasqua ebraica, e ci introduce il tema di questa puntata, ovvero la Pasqua. La Pasqua letta, vissuta in varie interpretazioni, attraverso le varie religioni. E abbiamo con noi, graditissimo ospite come sempre, buongiorno, Rodolfo Valorosi Massai, direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Ho detto vari modi di celebrare la Pasqua è una per noi, ma ha origini lontane. Molto lontane. Questo inizio che abbiamo voluto così introdurre per iniziare la nostra chiacchierata, sia pure nei tempi contemporanei, vissuta quindi da una famiglia, in questo caso romana, però ricorda l'antica Pasqua ebraica. Ci riporta alle nostre origini, in fondo. Ecco, in fondo cominciamo ci riporta proprio dalle origini. Certo, perché la Pasqua ebraica, termine Pasqua, Pesach in che ebraico, sembra, non sono un esperto di ebraismo, magari l'ebraico antico, volesse dire saltare. E qui ci ricorda proprio l'ultima piaga, in Egitto, quando il faraone finalmente, gli ebrei schiavi in Egitto, dopo che ha promesso per 9 volte che li lascerà partire, poi si è rimangiato per 9 volte la domanda, l'ultima piaga tremenda, l'angelo della morte che passa e uccide, fa morire i primogeniti dell'Egitto.
Però gli ebrei hanno avuto un messaggio di salvezza. Il primogenite maschio, certo. Quando si parla di primogenite nell'antichità, tranne rarissime eccezioni, è sempre il maschio, purtroppo. E quindi l'angelo, Dio ha voluto però dare questo segno di salvezza. Voi mangerete quella notte l'agnello che avete ucciso, con il suo sangue segnerete gli stipiti delle porte e gli architravi, l'angelo passerà e vedrà e salterà quella casa pesante. Pesante, quindi saltare, quindi laddove la casa è segnata dal sangue dell'agnello. E allora ci ricorda ancora, no? Il sangue dell'agnello è per quegli ebrei un segno di salvezza. Esatto. E come non ricollegarlo al sangue di Gesù Cristo per noi? Esatto. Ecco, il popolo, Agnus Dei, eccetera. Il popolo che si fa popolo esce dall'Egitto come una cozzaglia di tribù e matura e diventa popolo quando è in cammino, quando è in cammino verso la terra promessa, cresce, matura, si fa popolo fino a che non fa alleanza col suo Dio, è pronto per fare l'alleanza col suo Dio. Ecco, e poi quindi abbiamo il testamento. I comandamenti, come diciamo noi, ma la Torah, la legge che Dio fa conoscere al suo popolo perché ancora possa mantenersi sempre fedele. E è un patto fra pari, è un patto meraviglioso, che leggiamo nella Bibbia, perché Dio quasi si abbassa al nostro livello, si impegna a proteggere il popolo e il popolo si impegna a osservare il popolo eletto in senso non migliore ma di elezione, perché nel senso latino del termine, ti ho scelto, quindi il popolo potremmo scelto, dire un popolo sacramentale, tale, un popolo che ha un compito di essere nell'umanità un segno. In quell'epoca era l'unico popolo, non mi ricordo che ci siano altri popoli, monoteisti, tranne quell'episodio quasi di pochi anni in Egitto del faraone Akhenaton, il padre di Tutankhamon, che fece questa rivoluzione da politeista a monoteista, il disco solare, eccetera, e sembra proprio nel periodo in cui in Egitto c'erano gli ebrei. Ecco. Quindi anche l'ebraismo ha fermentato anche una modifica della concezione teologica dei faraoni egiziani. Poi non durò perché c'erano troppe cose Sì. Allora, torniamo invece alla Pasqua ebraica. Allora, ci sono anche, si sono mantenuti nel tempo e tuttora vengono vissuti, è un rituale molto particolare, anche con un cibo molto particolare deve ricordare. Certo. Ecco, lo vogliamo rivisitare assieme, non deve mai mancare nella tavola di Pesach ancora oggi l'agnello. Certo, l'agnello, perché appunto si rifà al comando del Signore quando era in Egitto, ucciderete un agnello, lo consumerete tutto, lo consumerete come? In piedi, con i fianchi scinti, quando doveva partire, pronti a partire, il bastone in mano, lo mangerete in fretta, eh? Quindi devono partire per dove? Per la terra promessa, un viaggio che durerà 40 anni, anche qui il numero è simbolico, però è evocativo nel popolo che matura, è un popolo che cresce. Quindi non deve mancare l'agnello perché deve ricordare, evocare ancora questo, non deve mancare il pane azimo. Il pane azimo, anche qui un altro segno, perché il pane azimo? Il pane vuol dire lievito, quindi senza lievito. Io mi ricordo, posso dire un'esperienza personale, quando ero piccolo, spesso d'estate andavo in vacanza qualche giorno, 15 giorni a volte, da mia nonna, che è abbastanza vicino, però stare con la nonna era una gioia. Certo. E lei una volta alla settimana faceva il pane con il lievito e ci si alzava la mattina presto, lei il lievito l'aveva messo la sera prima. E la mattina aveva fatto, quindi per fare il pane ci voleva diverso tempo, minimo erano 12 ore, non potevano fare il pane, non avevano tempo, per cui senza lievito. Questo è rimasto anche nell'uso della materia con cui facciamo le ostie noi, le nostre ostie sono senza lievito e ricordano quelle dell'ultima cena, che usavano pane azimo. Esatto. Pane azimo. Quindi non c'era tempo di così tempo, come perché mangiare, dovevate mangiare in fretta, andare e per poi partire. E non devono mancare assolutamente le erbe amare. Le erbe amare, questo è chiaro il significato, no? Chiarissimo, insomma. Le erbe amare ci ricordano, gli ricordavano agli ebrei, ma possono ricordare anche a noi oggi. Questi elementi sono rimasti anche nel nostro pranzo pasquale, patate, agnello di solito lo mangiamo a Pasqua, gli spinaci li mangiamo a Pasqua, non sono proprio amari, ma insomma, però erbe, agnello, le uova, campo, un altro simbolo, l'uovo un altro simbolo. L'uovo però viene dopo. Viene dopo, l'uovo viene dopo perché è
un simbolo di vita, è bello, quindi, secondo me, cioè questo sommarsi di simboli che richiamano alla resurrezione. Se ci pensiamo, anche il discorso della Pasqua ebraica poi riprende dei riti che erano pre-ebraici, cioè l'uccisione dell'agnello della primizia, della primavera, si ammazza l'agnello perché sono agnelli a pochi mesi, poco tempo, pochi giorni, si ammazza l'agnello, si mangiano le primizie del campo, dei prodotti del campo, ecco le erbe, e quindi c'è tutta una trasformazione di significato, un arricchimento di significato, e per arrivare al cristianesimo, perché il passaggio dalla schiavitù alla libertà, il passaggio dall'Egitto alla terra promessa, il passaggio dalla morte alla vita, e qui si vede chiaro il passaggio della risurrezione. Quindi è tutto questo cammino e questo evolversi. Quindi un Pesach. Un Pesach, è anche il nostro. Questo è molto bello. Bellissimo, no? Bellissimo, veramente, senso veramente di... bello. È questo, la ricchezza di simboli che anche le nostre liturgie mantengono, a volte abbiamo persi, ecco il significato. Qualche volta magari bisognerebbe anche, non magari non sempre all'interno della liturgia, ma insomma spiegare i significati, perché la liturgia parla, Parla, ci deve parlare con i segni che fa. A volte ci mettiamo dentro tante cose che non è assolutamente... nuove, che non ha, che chiudono l'occhio. Cerchiamo, io lo dico per me, perché ho un po'... Ricordiamo che sei anche diacono. Sì, sono diacono permanente e mi piace anche a volte fare questo, come dire, questo studio o questa maturazione della liturgia, nel senso che deve far crescere il cristiano. Il cristiano, partecipando alla liturgia pasquale, che sono meravigliose, io sono innamorato della liturgia del Venerdì Santo, che è una cosa stupenda, perché ci fa capire nel silenzio quasi totale, ci fa capire la morte, che termina quasi in una fine, perché si conclude senza canti, si conclude senza benedizione, si conclude, non c'è il Santissimo in chiesa, quindi è qualcosa che ti lascia in sospeso, questo lasciarti in sospeso, però dopo, il giorno dopo, due giorni dopo sei pronto per gioire per la resurrezione. E questo, scusa, ma è questo che dobbiamo far passare, secondo me, la gioia di essere cristiani, cioè non si deve essere cristiani per forza, cioè è brutto. Allora, a volte io faccio un esame di coscienza, quando non riesco a passare un messaggio, non è colpa di chi mi ascolta, ma è colpa mia che magari non ci ho riflettuto abbastanza, non ci ho pregato abbastanza sopra, mi fermo. No, è molto interessante, perché mi riallaccio nuovamente alla Pasqua ebraica, perché mi dà quasi il destro per farti questa domanda, no? Questo senso anche di trasmettere, che poi è il senso della memoria, no? Questa eredità continua, che nell'ebraismo è fortemente sentito, quindi questo rituale continuo, no? Questo anche ripetere, seppure nella contemporaneità, ma gesti antichi, nel rituale ed altro. E il culmine poi del Pesach, quindi di un periodo che dura peraltro 8 giorni. Peraltro, Rodolfo, particolare non trascurabile, che come direttore dell'ufficio non puoi non sottolineare, certo, e qui facciamo una grande parentesi, quest'anno poi entreremo meglio approfondendo il tema, quest'anno la nostra Pasqua è la Pasqua cattolica, è il 16, domenica 16 aprile. Lo stesso giorno, e non capita così di frequente, è anche gli ortodossi festeggiano la Pasqua e la ricorderemo. Ma particolare, ancora più significativo, e questo veramente capita una volta ogni, ma l'ho scoperto per caso. Certo, quindi, perché non è così comune, mettendo tutti gli anni insieme accade, un po' di cose. Anche gli ebrei festeggiano la Pasqua ebraica, che dura 8 giorni, perché è un periodo lungo di preparazione, equivale un po' alla nostra settimana santa, dal 10 al 18 di aprile. Certo, quindi in questi giorni abbiamo, molto bello, una coincidenza, no? meravigliosa, una coincidenza che ci fa capire come la Pasqua, questo evento di grazia, questo evento affonda le radici nell'antico popolo ebraico, un popolo eletto, per continuare poi nella cristianità e nel nuovo popolo eletto, che non è solo la cristianità, ma siamo tutti, perché all'interno di questo nuovo popoletto ci siamo tutti, poi Dio solo sa come, ma ci siamo tutti. Questo è importante, non come sottolineavi te, appunto, non accade tutti i giorni, non accade tutti gli anni, quando accade ne possiamo, e uno degli obiettivi del movimento ecumenico e delle chiese cristiane, che su questo sono abbastanza d'accordo, c'è da limare
qualche chiesa un po' più restia, di cercare di unificare almeno la data della Pasqua. Questo è molto bello. Sarebbe per celebrare i cristiani uniti che credono alla risurrezione di Cristo, la celebrino lo stesso giorno. Sì. Non cambia nulla, per l'amor di Dio. Però è bello, è un significato. Qui entriamo nei vari calendari. Nei vari calendari, intreccio. Esatto, abbastanza complicato, no? Sì, molto complicato. Tra calendario giuliano, calendario gregoriano, poi il discorso delle equinozie. C'è tanta roba. Però se convenzionalmente si stabilisce una data, che quella è la data, potrebbe essere, anche perché quello che ha senso è il significato, che gli vogliamo dare. Tornando alla Pasqua ebraica, quindi questo senso anche di trasmettere la memoria, trasmettere attraverso il rito ed altro, quindi è molto, dicevi, no? importante, essenziale. E viene ripetuto, quindi con questo rituale molto molto ben preciso, molto determinato, ed ha il momento culmine nel seder, quindi sì, nel pasto principale. Così qui si ricorda il piccolo di casa, l'ultimo nato. Ecco, che cosa fa? Perché l'ultimo nato? È colui che sa meno e quindi curioso, vuol sapere che stiamo facendo. Si accorge dai segni della tavola che non è una tavola diversa. È una tavola dove manca il pane lievitato, è una tavola dove c'è le erbe amare, è una tavola dove ci sono dei frutti particolari, dei dolci particolari fatti in maniera particolare, che si dice ricordino la malta dell'Egitto quando impastavano il fango con la paglia. Quindi le cose che risalgono a 4.000 anni fa. Fan paura a pensarci. E allora lo domanda. Quindi il senso della memoria. Il senso della memoria, la tradizione. E il più anziano di casa, di solito. È quasi un memoriale. È quasi un memoriale, brava. Si ricorda e racconta al più giovane. Cioè il racconto. I nostri padri. Quando eravamo prigionieri, quando eravamo schiavi. Siamo alle radici della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è nata così. Cioè, dalle domande dei giovani, dire che succede, perché, allora ricordavano quello che era avvenuto, fino a che hanno sentito l'esigenza di mettere per iscritto. Quindi questa veramente è all'origine della parola di Dio. Quindi la narrazione orale. La narrazione orale è all'origine, sì, ma che diventa... Dio si serve di noi, è bellissimo anche questo, per narrare agli altri, per far raccontare agli altri quello che lui ha fatto. Questo racconto, quindi domanda, risposta, il padre, che il capofamiglia che ricorda quanto ha sofferto il popolo, certo, ma quanto Dio è stato fedele, misericordioso, eccetera. Quindi questo passo che è davvero rituale, è un passo assolutamente diverso. Certo. Poi si conclude con, credo, la benedizione ultima. E poi c'è questo lo leggo perché ovviamente non lo so a memoria, con una poesia rituale, il Puyutim, che associa un elemento della tradizione ebraica a un numero cardinale, dall'1 al 13, e qui poi magari diciamo, allora, uno, Dio in cielo e uno fu ed un è, 2, le tavole della legge, 3, Padri nostri, 4, Madre di Israele, 5, i libri della Torah, 6, i tomi della Mishnah, 7, giorni della settimana, 8, i giorni della Milà, 9, i mesi della partoriente, quindi 10, sono i comandamenti, 11, stelle risplendenti, 12, tribù di Israele, 13, attributi di Dio. Questo è molto, lo trovo... La potremmo recitare anche noi, perché ci sono poche cose che non condividiamo. Non saprei che cosa escludere. Questo rituale, no? Questa preghiera, che sono qui poi si conclude poi il sedere e quindi anche la pesach, ecco. Tra l'altro ritornano anche con una certa frequenza tutto questo. Ecco, per te che ti occupi da tanto tempo di questi temi, che impressione ne hai? Ecco, questo bisogno continuo di ripetere, cioè è una preghiera, quindi è come, ovviamente è una domanda stupida la mia, nel senso che
è pleonastica la risposta, no? Ma questo insistere sempre in questo modo. Hai detto te la parola, modo. Secondo me, la parola adatta prima quando hai parlato di memoriale. Sì. Cioè, non è un semplice ricordare. È come quando noi celebriamo l'Eucaristia. La rivivi continuamente. Fatto che noi ricordiamo insieme, tutti insieme ricordiamo, si rende presente in quel momento. Quindi tutte le esperienze del popolo ebraico vengono rese presenti lì perché se ne arricchiscano, se ne nutrono anche coloro i più giovani che per la prima volta si sono accostati al tavolo, che non sanno che cos'è quello, per anche lì andare avanti. È il discorso del popolo che cresce nella famiglia e poi nella sì, comunità. Il senso nella comunità. È veramente più si studia. Davvero, più no, ci no, piace. È bravissimo, bravissimo. E più torna. E più torna. E più torna. Torna. Sì, se pensiamo, hai accennato prima anche alla benedizione, per esempio, no? E anche a me qualche volta, finché non ho scoperto la Pasqua ebraica, dico, ma perché dice Gesù al termine della cena? Perché era la Pasqua ebraica. La Pasqua ebraica era un po' diversa da quella che fanno adesso, perché poi si è arricchita, certo, di altri memoriali, fra virgolette, di altri ricordi e di altre. Però Gesù celebra la Pasqua con i suoi apostoli. E allora, proprio in questo contesto, Gesù celebra la Pasqua ebraica con gli apostoli. Gesù in cena Domini, sì, quindi sì, ti do anche, certo, un'indicazione. Che cosa accade di particolare? Non lo dire, perché chiedo alla regia di mandare un perfetto, video. Perfetto, vai. Perfetto. Guardiamo a te che sei maestro e signore, chinato a terra stai, ci mostri che l'amore cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, ci insegni che amare è servire. Fa che impariamo, Signore, da te, che il più grande chi più sa servire. Chi si abbassa e chi lavanda dei piedi di Sigur Coder. Dove siamo? Siamo al termine della cena di Pasqua di Gesù. Torna tutto. Siamo al termine nel Vangelo di Giovanni, in questo caso, perché è l'unico Vangelo che ci parla della lavanda dei piedi. Ma è strano, cioè apparentemente strano, poi se approfondiamo non è strano, che Giovanni parli della lavanda ma non parli dell'istituzione dell'Eucaristia. Ha scelto questo gesto compiuto a Gesù come, e gli ha dato lo stesso valore dell'Eucaristia. Allora cosa, i teologi qui sono molto più bravi di noi, almeno di me di certo, perché ci dicono che, certo, l'Eucaristia, i tre evangelisti la riportano tutti e tre, certo,
E Giovanni ti dice che forse Giovanni scrive più tardi, Giovanni scrive in una comunità più maturo, dove c'è già un'elaborazione, diciamo teologica, ma almeno di vita della comunità, e Giovanni ci dice che questa Eucaristia, questo rendimento di grazie, questo Dio che si fa uomo, che si dà a noi, è perché noi ci diamo agli altri. E la lavanda in fondo è una continuazione dell'Eucaristia, è l'Eucaristia che si dà agli altri. Che lui, che è il maestro, ci dice. Dio che si fa servo. Dio che si fa servo. La dimensione del servizio è essenziale nella Chiesa, a tutti i livelli. Nessuno si può dire. Ma servizio perché? Perché se servi gli altri, ti realizzi come uomo. La tua realizzazione di uomo non sta nel essere servito o nel, ma metterti a disposizione degli altri. Noi credo, Rodolfo, abbiamo nella nostra cultura occidentale un'errata percezione della parola servizio, certo, intesa con il retaggio storico della, chiedo scusa, della, di una situazione di sottomissione, no, di servizio schiavitù, certo, ecco, così, certo, no? Certo. Servizio inteso in realtà come apertura. Come disponibilità, certo, come essere pronti, come prossimità, ecco, io sono per a servizio tuo, nel senso mi rendo disponibile a te. Per darti una mano, per non solo, ma il servizio è a livelli più... infiniti livelli, possiamo dire, tanti tipi di servizio, certo, tanti tipi, ma tutti si riconducono all'unico servizio. E proprio Gesù pensa abbia voluto fare questo segno. Infatti gli apostoli si scandalizzano, cioè dice: ma come? Pietro, il solito Pietro che dice: ma come te e mi lavi i piedi a me? Ma signore, ma che fai? Dice: è un lavoro da servi. Ma voi dovete essere servi, dice, cioè dovete essere a disposizione degli altri, va bene? Non schiavi, una scelta libera, ecco, intendiamoci, è una scelta libera, come la scelta di povertà del Vangelo. Dio mica vuole che noi rimaniamo poveri, che siamo nell'indigenza, assolutamente, ma se una persona sceglie un regime di vita più austero, liberamente, diventa un segno per gli altri. Lo vediamo le nostre suore, i nostri frati, i nostri monaci, le nostre monache che vivono in povertà perché non possiedono nulla di personale. Il pauperismo e quindi l'eccesso, certo, è cosa ben diversa dalla, anche dall'accontentarsi, certo, no? Dall'avere anche la, cioè, dall'avere la consapevolezza. Certo. Perché ringraziare il Signore del bicchiere mezzo pieno. Esatto. Ringraziare il Signore, mi diceva uno, del bicchiere. Ringrazia, sì, Dio che c'ha il bicchiere, puoi cercare l'acqua, non c'hai niente, però, certo, c'hai il bicchiere. Certo. Quindi a volte noi siamo questa, anche del nostro ambiente, scusate, ma anche nel nostro ambiente siamo sempre a lamentarci, basta. Che senso ha lamentarci? Ci si lamenta forse perché si vuole rimanere lì, non abbiamo il coraggio di impegnarci per, c'è qualcosa che non va, si dice, c'è qualcosa che non va con un amico, ne parli a faccia, prima di tutto, ti confidi con lui, ti apri senza quel chiacchiericcio di cui parla Papa Francesco, no? Sì, quel chiacchiericcio continuo, ti apri agli altri, ti metti a servizio degli altri, perché il servizio è anche far capire a un altro che magari sbaglia, ma glielo devi far capire, come dice San Pietro, devi rendere ragione in prima lettera, è vero, della speranza che è in voi, ma come? Con delicatezza, con amore, in quel modo puoi agire. Se te uno agisce con forza, di solito ottiene l'effetto contrario, di solito, sì, si capisce dopo, perché succede anche, si capisce dopo, ma insomma è questo. No, quante volte ci abbiamo pensato, riflettuto sulla Pasqua, ogni volta, certo, nove è veramente meraviglioso. A noi, a te, pensa ai cristiani che un attimino guardano con un po' più di attenzione anche alla Sacra Scrittura, si accorgono che tutte le volte, noi più o meno ogni 3 anni ripetiamo il ciclo delle Scritture e le leggiamo tutte, se uno frequenta quei giorni feriali in pratica legge quasi tutto il Vangelo e tutta la Bibbia, sì, quasi, però tutte le volte o spesso ti capita, ti viene un'illuminazione quasi, un'idea, una sottolineatura di un brano che fino ad adesso non hanno. E allora comincia a arricchirsi, no? Quest'albero comincia a fiorire di qualche foglia, di qualche ramo, di qualche fiore, fino a che arrivano frutti. Quindi essere il Signore ci vuole bene.
Il Signore si ci ha messo qui, vuol dire che noi siamo adatti per questo posto e per questo luogo. E anche dobbiamo... in questo tempo. E in questo tempo soprattutto, senza pensare, oh, come si stava, come facevano gli ebrei, no? Gli ebrei che si ribellano un attimino nel deserto, come si stava bene quando si stava male. Si stava meglio quando si stava peggio. No, sei ora in questo momento, fai quello che puoi fare. Anche riflettere sul privilegio storico, e non uso questa parola a caso, di essere oggi qui. Perché essere veramente protagonisti del proprio tempo, no? Con l'occhio indietro e l'occhio avanti. Quando tutto va bene, sono tutti bravi, no? Ma quando ci sono i problemi, e che problemi e che difficoltà, però è anche, come dire, appassionante, perché se... c'hai dei problemi grossi davanti e riesci a risolverne qualcuno, vuol dire che sei bravo. Vuol dire che sei bravo. Il Signore ti ha dato la forza per affrontarli. Dipende spesso dal modo, perché spesso noi sbagliamo il modo di approccio verso gli altri, verso i problemi. Però questo entusiasmo di essere cristiani ci deve essere di fondo. E l'ottimismo insito, genetico del cristiano deve essere un ottimismo, perché non può il Signore averci pensato perché tutto vada male, non è possibile. Cioè... E a proposito di essere protagonisti del nostro tempo, cosa ne pensi del sinodo che il nostro vescovo Riccardo aprirà ufficialmente il prossimo febbraio e dichiarato in preparazione adesso? Secondo me è come dire, io quando ne parlo ai ragazzi a scuola, abbiamo già cominciato anche a parlare di questo, e se ne parla quando di solito nelle seconde si arriva a parlare del primo concilio di Gerusalemme, certo. Primo concilio apostolico. Dico, guardate che l'anno prossimo comincerà il concilio di Arezzo, ci Cortona, tocca. Sansepolcro. Dopo 80 anni il nostro vescovo ha avuto quest'idea suggerita dallo Spirito Santo, penso, perché lui ce n'ha più di noi. Quindi di indire un concilio per la nostra Chiesa. E è una cosa, un evento di grazia. Certo, il Signore ce l'ha messo nelle mani. Se noi lo valorizziamo e lo sappiamo usare, possono venire cose meravigliose. Ma non per cambiare il Vangelo, perché il Vangelo rimane quello, ci mancherebbe altro. Ma per cambiare noi stessi, in modo che il Vangelo possa raggiungere tutti. E quando dico tutti, dico tutti, non solo i cristiani. Perché, e mi è capitato spesso, specialmente in questo servizio che faccio, di ricevere telefonate da persone che non credenti, ate, che mi dicono, guarda, ma perché voi cristiani non fate? Grazie, gli dico, è un suggerimento che non abbiamo visto noi in questi giorni, ora non posso parlare, ma insomma, è veramente bello. Quindi la parola di Dio è per tutti, poi ognuno farà le sue scelte, quello è il Signore che ci pensa, non siamo noi a giudicare, non lo dobbiamo giudicare, non lo dobbiamo fare, sennò spesso allontaniamo. Però appunto, per sintetizzare, io penso che sia veramente un segno di Dio, la grazia di Dio che verrà. Se non riuscirà bene il sito, non è colpa né del Vescovo, né di Dio sicuramente, ma è colpa nostra che non l'abbiamo saputo portare agli altri, a dare un po' di entusiasmo. Perché laddove nelle assemblee, sono già stato nominato mio senza merito tra i missionari del sinodo, e là dove sono andato, là dove c'è stato l'entusiasmo dei parroci, dei consigli pastorali nel presentare questo, le assemblee erano piene. Là dove invece magari c'era meno entusiasmo, è una bella avventura. È bellissimo, guarda, veramente. Ma poi, una bella avventura. Quando ti ricapiterà? Fra altri 80 anni, io ne ho già 59, quindi. Ecco perché dico essere, non sono parole buttate là, protagonisti veramente. Del proprio tempo. Io quando il vescovo me lo annunciò la prima volta, gli disse, eccellenza, io quando lei ha indetto la visita pastorale, ma l'avevo detto anche ai suoi predecessori, Cardinale Bassetti e Giovanni D'Ascenzi, che mi aveva ordinato, dopo una visita pastorale è, secondo me, logico che ci sia lo sviluppo di un sinodo, se no a cosa serve la visita pastorale? Conseguenza, può darsi che tutto sia andato bene, ma... Ho qualche problema, dubbi. No, ma è una chiesa in cammino. È una chiesa che una si muove in cammino, che aggiusta il tiro, che cerca di portare Dio agli uomini di oggi. Ecco. Allora, vogliamo vedere, Rodolfo, chiedo aiuto alla regia, i nostri fratelli ortodossi, come vivono la Pasqua? Prego. La liturgia della Luce Santa a Gerusalemme. Questa liturgia, che è quella del Sabato Santo, inizia verso mezzogiorno ed è costituita da tre fasi: il canto della litania di intercessione, l'entrata del Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme nel Santo Sepolcro, le preghiere del Patriarca affinché appaia la luce santa.
Seguendo la tradizione, a mezzogiorno del Sabato Santo, il patriarca greco-ortodosso, accompagnato dal suo seguito e dal patriarca armeno, entra nel Santo Sepolcro mentre le campane suonano a lutto. Prima che il patriarca entri nel Tempio, il custode della sacrestia ne fa uscire la lampada che arde perennemente. In questo giorno tale lampada viene estromessa per poter accendere le candele solo con la luce santa. Il patriarca proviene dal Tempio dell'Apostolo Giacomo ed entra nel santuario sedendo sul suo trono. I rappresentanti di armeni, arabi, copti e altri, passando dinanzi al patriarca, lo salutano con deferenza, in modo da avere diritto di ricevere la luce santa. Secondo le consuetudini, infatti, se essi non ossequiano il patriarca ortodosso, non hanno diritto a ricevere tale luce dalle sue mani. Subito dopo, inizia la litania di intercessione che viene cantata per tre volte attorno al Santo Sepolcro e termina davanti ad esso. Da questo momento gli officianti si levano in piedi. Dopo la litania il Santo Sepolcro viene disigillato, il patriarca si spoglia dei suoi paramenti pontificali e rimane solo con la tunica bianca. Il governatore di Gerusalemme e l'ispettore di polizia esaminano il patriarca davanti a tutti, in modo da assicurare i presenti che egli non abbia con sé alcun oggetto in grado di fare fuoco. Dopo questo controllo, il patriarca di Gerusalemme prende delle torce spente ed entra nel ciborio con i dignitari armeni. Ogni lampada è spenta e non vi è nulla di acceso nel Tempio e nel Santo Sepolcro. All'interno del Santo Sepolcro, il patriarca prega inginocchiato, chiedendo a Cristo di trasmettere la sua luce santa come dono che santifichi le persone. Al momento in cui egli prega, c'è un assoluto silenzio, fintanto che non si avverte un sibilio, accompagnato quasi simultaneamente da lampi blu e bianchi che invadono tutto il luogo, come se milioni di flash fotografici lampeggiassero tutto attorno, illuminando le pareti circostanti. Allora le lampade si illuminano inspiegabilmente. Contemporaneamente, all'interno del Santo Sepolcro, le torce tenute dal patriarca, che continua a pregare, s'accendono spontaneamente con la santa luce. La folla scoppia in forti acclamazioni e si commuove. Per diversi minuti la santa luce non ha le caratteristiche del fuoco. Questo succede per il tempo in cui il patriarca esce dal Santo Sepolcro e dona la luce al popolo. Chiunque può toccare il fuoco delle candele e non viene scottato. Dopo 33 minuti la fiamma torna ad avere caratteristiche normali. Solo il patriarca greco-ortodosso ha la possibilità di fare questa cerimonia. Nel corso del tempo altre confessioni hanno cercato di fare altrettanto, ma il miracolo non si è mai realizzato. Ad esempio nel 1549, secondo le cronache storiche, gli armeni corruppero il sultano Murat per avere il permesso di recarsi nella chiesa del Santo Sepolcro e presenziare la cerimonia. Il sultano glielo concesse immediatamente. Gli armeni, entrando nel tempio, ne estromessero gli ortodossi. Il patriarca greco-ortodosso, rattristato, pregò fuori all'entrata, accanto alle colonne della porta. Improvvisamente, la colonna centrale si squarciò con una profonda fenditura e da essa si emanò una luce che si diffuse lungo la via, dando fuoco alle torce del patriarca. Le cronache narrano che nel frattempo l'emiro di Agarino dirigeva il suo sguardo verso la strada dal minareto in cui stava. Quando vide questi eventi, egli gridò: «La fede dei cristiani è grande! Il vero Dio è solo uno, il Dio dei cristiani. Credo a Cristo, risuscitato dai morti. Mi inginocchio a Lui come mio Dio». Si dice che, nell'impeto di raggiungere il luogo del miracolo, egli cadde da una certa altezza ma rimase incolume. Tuttavia, i musulmani lo catturarono e lo decapitarono.
Una reliquia del suo corpo è tenuta fino a quest'oggi nel monastero della Grande Vergine di Gerusalemme. Per gli ortodossi, la luce santa simboleggia in modo miracoloso la resurrezione di Cristo. È un dono del cielo che si è sempre ripetuto da secoli, un dono della luce del mondo che è Cristo stesso. La scienza non può spiegare questo miracolo, nonostante in questo periodo essa prevalga. Ogni anno molte persone osservano la luce santa e percepiscono chiaramente la presenza di Dio come pace e serenità. Il ripresentarsi annuale di questa straordinaria ma discreta luce conferma i credenti nella speranza della fede, nonostante le difficoltà dei tempi attuali. Ecco Rodolfo, una molto molto ricca, molto una liturgia, liturgia ortodossa, un po' lunga. Sì, abbastanza, ti dirò che non è, tanto per commentare questo aggettivo lunga, nella mia piccola parrocchia di 350 abitanti ci sono alcuni ortodossi e qualche volta vengono a messa quando non possono andare alla loro parrocchia di Arezzo a San Giovanni. Con padre Ottavia, con padre Viorel, vengono a messa e una volta capitarono per Pasqua, quindi guardate che è lunga, forse è lunga, anche durava un'ora e mezzo circa. Compresa la veglia. No, dice, non è possibile, è troppo corta. Beh, ecco, siamo questo. sulle tre ore abbondanti e tutta la notte per la veglia. Ecco, quindi. Allora, però è molto bella, molto suggettiva questa Bellissima. Luce da Gerusalemme, no? Poi da lì partono e portandola nelle varie comunità. Allora, a Pasqua è veramente impressionante, ma anche qui, nella chiesa di Padre Ottavia in San Bartolomeo, in parrocchia San Giovanni Battista in San Bartolomeo, e la chiesa della Badiola a San Giovanni per Pasqua è veramente impressionante. Cioè la chiesa è piena di quasi tutte donne perché sono quasi tutte badanti, poi sono arrivate anche le famiglie, e questa liturgia che dura tanto e che per loro sì, che la parlano un po' in rumeno, un po', ma quella greca è ancora più difficile, sì, perché non riescono a comprendere le parole, quasi nessuno, forse nemmeno chi le celebra riesce a comprendere le parole della liturgia. La chiesa romana ortodossa è autocefala, dice. Sì, no? E quindi sì, ha un rito diverso. Però loro usano un po' di rumeno. Ecco. Mentre i greci... Sì. Quindi il greco antico. Sì. Per cui, allora, cos'è che ti parla? Ti parlano i segni. Sì. I segni. Perché è ricchissima di segni, sì. E la luce, le candele, quindi loro riescono a capire quello che sta avvenendo attraverso i segni senza magari non comprendere nulla, ecco, perché è molto curata, da questo punto di vista non ci si può niente da dire, curata, pulita, però piena di segni. Noi a volte abbiamo il difetto contrario, che le liturgie, se non sono curate, non sono... semplici nella loro grandezza, perché una liturgia semplice è una contraddizione, ma semplice e bella, parla la gente. I segni ne abbiamo pieni, anche le nostre liturgie. La messa pienissima di segni, quello c'è, quello fondamentale, e poi si può capire tutto, ma bisogna, fra virgolette, saperli fare. Gli ortodossi sono maestri in questo, Maestri in questo. Non si è perso il senso dell'attenzione al segno, secondo te? Io dico, faccio sempre mea culpa, perché a volte è anche colpa nostra dei ministri che eseguono i riti, fanno i segni. Tirando un po' via. Cioè ci vuole, ecco perché non bisogna conoscere il significato, quello che viene, perché è un gesto meraviglioso. Soltanto il gesto dell'incensazione, che sono tantissime, è un gesto, l'incensazione in origine si dava solo a Dio. E quindi questo continuo a incensare il popolo, vuol dire che siamo importanti. Ricordiamo siamo i importanti, dei Re Magi, peraltro. Siamo importanti. Bene. E quindi insomma questo, raccontaci ancora un po' della Pasqua ortodossa, quindi, parte questa luce da Gerusalemme, dove viene acceso il sepolcro con le pietre, il senso della luce, quindi nuovamente si ritorna un po' alla Pasqua ebraica, anche questo passaggio dalle tenebre alla... Siamo legati ancora prima, siamo legati al discorso che adesso, dopo l'equinozio di primavera,
si comincia a vedere che le ore di luce sono di più, certo. Per cui anche questo ci richiama anche questo. Ecco. Quindi dalla chiesa madre di Gerusalemme, dove si accendono i fuochi, viene alle altre chiese in comunione con Gerusalemme, eccetera. Noi lo facciamo nel nostro piccolo, certo. Nel senso che l'accensione del cielo pasquale, l'accensione del cielo pasquale che rappresenta Cristo risorto, che rappresenta unica la colonna di fuoco che nel deserto guida il popolo. Quando si va, questo è bene anche farlo notare, quando entriamo in chiesa, noi abbiamo la fortuna di avere un bel sacrato davanti, quindi facciamo questo fuori se non piove, quindi con un bel fuoco, bello che si vede da lontano, no? Due batuffoli di cotone inzuppate d'alcol, ma un bel fuoco di vampa, ci si accende il cielo pasquale e dietro Cristo, e dietro la colonna di fuoco di Dio, va tutto il popolo piano piano. È veramente emozionante quando si arriva in chiesa, si vede il cielo pasquale acceso e tutti dietro, la chiesa buia, tutte le candeline accese, certo, che seguono, sì, che rappresentano, che accende, il popolo. Sì, sì. E poi questa esplosione di luce nell'esultet, con la chiesa che si riempie, dà proprio il senso di questo, della risurrezione. Questo è, le nostre liturgie sono molto belle, molto ricche, sì. E oggi le possiamo comprendere, grazie anche alla lingua, come si diceva una volta, volgare, l'italiano, quindi possiamo comprendere la bellezza di queste liturgie, di queste parole che il Signore ci ha donato. La veglia della luce, la veglia della luce, poi il Signore dell'acqua, sì, sì, è piena di segni, fatte, certo, bene, certo. Magari una meno. Io capisco anche a volte i nostri parroci che devono correre e fare tre veglie pasquali una notte, diventa quasi, magari una meno, non abbiamo paura di fare 2 chilometri in macchina per andare a partecipare a una celebrazione pasquale fatta bene, più partecipata, con più ministri, ma che veramente è una celebrazione pasquale, che non una spennellatina d'acqua, a volte può essere. Allora, abbiamo prima, hai ricordato l'uovo, il simbolo, l'uovo. Ecco, questo veramente appartiene Il simbolo, diciamo, sì, la tradizione, poi alla fine, no? Che cioè, uova, poi è diventato di vario tipo, le uova, certo, sono diventate di tipi, anche di cioccolata, con tutto quello, però, che c'era, ecco, però io, l'uovo di gallina. L'uovo di gallina, l'uovo. Ancora noi mangiamo, io penso di non aver mai saltato una Pasqua senza aver mangiato l'uovo, sì, e più di uno, ecco. Sì. Perché era una tradizione, quando andiamo per la benedizione delle case, più quando siamo vicino alla Pasqua. Qui come nasce secondo te la tradizione dell'uovo? Parte il simbolo qui della vita che si rinnova, sì, sì, e sì, sì, ovviamente questo fortissimo simbolo, così come la colomba pasquale, ma il simbolo io penso che nasca, della pace nuovamente. Per esempio, io ho studiato in modo particolare, ho fatto una tesi sulle confraternite, quindi le confraternite, ecco, c'era un modo quando si ritrovavano le confraternite di stare insieme e di dare da mangiare a tutti, perché non tutti mangiavano abbondantemente. Certo, certo. L'uovo è un alimento molto nutriente, certo, quindi 2, 3, 4 uova, ci si ritrovava, si mangiava questo, tutti mangiavano una volta al mese, un pasto bello e sostanzioso che mi ha dato a tutti. È una ipotesi. Quindi, poi certo, quello che hai detto te, l'uovo è il segno della rinascita, perché dall'uovo, che sembra un qualcosa di morto, nasce la vita. Quindi l'uovo è proprio per eccellenza il simbolo della risurrezione, sì, sì, e l'abbiamo ripreso, ecco, introdotto. Cioè, io non penso nemmeno ci sia stata una, ora non so se nella Pasqua ebraica c'è si mangia anche l'uovo, però mi sembra di no. Non me lo ricordo, ecco, questo fatto. Mentre invece c'è il simbolo delle uova colorate che gli ortodossi hanno ancora, sì, più accentuato, sì, di noi, sì, sì, sì. le uova rosse. Ma pensiamo a quelle famose uova degli zar, brevissimo, pensiamo a Fabergé, che sono grande Fabergé. Se qualcuno ha avuto la fortuna di andare, mi sembra, o a San Pietroburgo o a Mosca, se non stanno cercando di qualcuna, sono delle cose favolose, veramente, e anche lì in queste è un tripudio di gioielli, di oro, di argento, piccole uova, erano il regalo che per Pasqua l'imperatore faceva alla famiglia reale, all'imperatrice, ai figli, sono veramente belle. E anche questo richiamano adesso, perché l'uovo si apre quasi sempre, siamo l'ortodossia, si apre e dentro c'è di tutto, di più ci può essere, l'alberello con i frutti è veramente eccezionale. Ma anche nel piccolo uovo sodo, quando
lo mangiavo, mi ricordo quella fetta di fegato con gli spinaci la mattina alle 9, cioè io... la colazione di Pasqua, la mattina alle 9 la colazione di Pasqua, e lo dovevi fare in fretta anche quella mattina, perché c'era di andare alla messa dopo, capito? Quindi ci ricordava anche gli ebrei che sono in fretta che mangiavano queste cose, veramente. Quante ne mangiavi? Abbastanza, abbastanza. Non fare dire i numeri, perché... I numeri importanti. Numeri importanti, non a due cifre, ma insomma importanti. Adesso? Meno. È un po' meno, un po' meno. Allora, è previsto una celebrazione, un momento assieme con la Chiesa ortodossa, con i nostri fratelli ortodossi? Bella. Diciamo che ci abbiamo provato, ci abbiamo tentato, e in prospettiva c'è l'idea di fare qualcosa. Ma per il momento i sacerdoti ortodossi sono veramente oberati di impegni e di lavoro, perché i fedeli stanno aumentando, venendo le famiglie insieme a coloro che lavoravano qua. Quindi loro, per tradizione, come noi del resto, visitano tutte le famiglie. Tutte le famiglie ortodosse, loro lo sanno che sono. Quindi c'è questo incontro della Pasqua, diventa una visita pastorale annuale, come, scusate, ma secondo me dovrebbe essere. La benedizione delle famiglie, o peggio, come si dice, la benedizione delle case, la benedizione delle famiglie, dovrebbe essere una visita pastorale del pastore che visita le famiglie che deve curare, di cui si deve prendere cura. E potrebbe essere, perché no, distesa durante tutto l'anno, fatta con molto più respiro, perché a volte arriviamo alla Pasqua con l'acqua alla gola, perché c'è ma è bella, se gli diamo un significato di visita pastorale diventa bella e significativa. Se diventa soltanto una spennellata ai muri, ha poco senso. Il rapporto umano va recuperato, ecco, in tutte le cose, ecco, e soprattutto nella pastorale, ecco. Piccola parentesi, c'è, legata proprio a questo, al dialogo tra le varie confessioni, il nostro centro diocesano è molto attivo sotto questo aspetto, no? Si sta cercando, fortunatamente, no, sì, è una realtà ben consolidata, sì. Dove realmente ci sono incontri, ci sono opportunità di dialogo e anche la voglia reciproca di stare insieme, di parlare insieme. Ecco. A questo proposito chiedo alla regia di mandare, e poi ne parliamo, un video dedicato a Martin Lutero. Prego. Years after the birth of our Lord, the lands and people of Central Europe comprised the Holy Roman Empire, a strange and mystical commonwealth which compelled allegiance both to emperor and pope. Powerful in this political structure, whose princes and counselors commanded armies pledged to defend both empire and Holy Roman. The pious believed God himself had established dual authority over Christian man. They accepted the emperor as ruler of life on earth and the church as intercessor for man's destiny in the world to come. The church had largely forgotten the mercies of God, and instead it emphasized God's implacable judgments. Even Jesus Christ was presented as a relentless avenger, and man himself so hopelessly engulfed in sin that he must live in perpetual dread of a furious God. Painted constantly and vividly before his eyes were the fires and torments of hell. The early 16th century was a time of deep-rooted superstition and fear. Christianity was mixed with elements of paganism, and men believed the world was filled with demons and evil spirits. For protection and deliverance from eternal damnation, the church demanded absolute and unquestioning obedience of the people. Thank you.
a midsummer's day in 1505, about a decade after Columbus discovered the New World, a young law student made his way through the marketplace in Erfurt, Germany. His name was Martin Luther. Generous host. To our host! To my guest. Martin Luther, so this is all you're doing. What's the occasion? Oh, just to see you all together again. Oh, you see us every day. Just to see my friends once more before I leave. You're leaving Erfurt? Yeah, but not for another university. You're the best law student we have. Thanks. Where I'm going, I won't want these. For this. Thank you, Mom. For these. È il primo film è di, più antico di me, eh? Dedicato a Martin Luther. E nella traduzione originale di Arvin Pichel, quindi dove si narra la vicenda umana e religiosa ovviamente di Martin Lutero. Martin Lutero di qui quest'anno, ecco perché soprattutto tutto è collegato, ricordiamo. Ricorrono di, appunto i 500 anni dell'inizio, fra virgolette, della riforma. Questo tema della riforma, 31 ottobre 1517, la data in cui Martin Lutero cosa fece? Le sue 95 tesi, sì. Come, ora qui c'è da sfatare, alla chiesa di Wittenberg. Cioè, al portone della chiesa, c'è da sfatare una, cioè è questo l'inizio, fece quest'atto di straordinaria disobbedienza, non è questo l'atto di disobbedienza, perché certo. Le tesi, erano tutti professori universitari, esatto, che attaccavano le loro tesi al portone della cattedrale perché le potessero leggere tutti. Quindi questa è una cosa, però ormai è diventato questo il simbolo. L'inizio del contrasto forte fu al momento quando arrivò da Roma la bolla del, sì, Papa. Ma però tradizionalmente si prende questo 31 ottobre 1517 come data d'inizio della riforma, certo, quello protestante. Quello che quest'anno ha avuto di forte, di significativo, ce ne siamo accorti tutti quando è arrivato Papa Francesco, dalla prima volta che si è affacciato al balcone, si è presentato, abbiamo capito che con lui, ma anche con l'altro, ma con lui in maniera particolare, l'ecumenismo avrebbe avuto un peso fondamentale. Lui si è presentato come vescovo di Roma, sì, e rendendo omaggio agli ortodossi che riconoscono al vescovo di Roma, esatto, un primato di, esatto, onore, esatto. E da qui si può partire. Lutero, naturalmente, cosa ha fatto il Papa? È andato a partecipare all'inizio dei festeggiamenti in Svezia, non ha aspettato, ma guarda, no, per noi ora sembra cosa normale, no? Con questo Papa, poi vi racconto un episodio che è accaduto domenica. Bene. Veramente sono rimasto esterrefatto, perché dopo parliamo di questo. Quindi questo Papa che va, non invita, non va, io voglio andare là a celebrare. Insieme hanno pregato, quello che si può fare, ci dice il Papa, i teologi facciano il loro lavoro. Noi però ci sono tante cose. Noi che siamo pastori, possiamo fare tante cose insieme. Possiamo pregare, possiamo agire nel sociale, possiamo impegnarci per i poveri. L'evangelizzazione stessa, ma annunciare il Vangelo divisi è una controtestimonianza. Quindi in questo, e questo ci sta stimolando, perché chi segue un attimino il dibattito ecumenico si rende conto che tutti i giorni il Papa ha un incontro ecumenico, a venire, sì, che vi ha reso conto nei giornali, tutti i giorni c'è un articolo, a volte due, a volte pagine intere su quello. E anch'io mi sono detto, oh mamma, se lui che è il Papa si impegna così, noi dobbiamo farlo di più, certo. Che già lo fai e tanto. Questo è veramente un segno.
della collaborazione e anche di come funzionano bene, scusate, ma lasciatemelo dire, anche i nostri uffici pastorali, perché è stata una soddisfazione. È molto vero. Una soddisfazione che tre uffici pastorali si sono messi insieme sotto il Centro Pastorale per la Cultura e hanno prodotto questo bellissimo convegno che si sviluppa in tre sabati: sabato prossimo 8 aprile, sabato 20 maggio e sabato 24 giugno. Ecco. Dedicato ai 500 anni della riforma. Ecco, quindi un convegno a cui il sabato 8 aprile parteciperà Marco Pellegrini dell'Università di Bergamo e Milena Martinà, pastore della Chiesa Valdese di Siena, da pre-riformati a ghettizzati, quindi valdesi, quindi anche tutti un po' tutti i problemi di questi temi. Perseguitati, ecco, perché diciamo vero, la Chiesa. Se noi siamo stati perseguitati, anche noi è vero, ma noi cattolici abbiamo anche perseguitato. Assolutamente. Quindi no, qui sta cadendo, diciamo, il velo pietoso che copriva queste cose. Quindi lo diciamo chiaramente, è passato e speriamo non ritorni, però dobbiamo andare avanti. Ma questo è alcun modo per rimettere un po' in ordine le cose, certo. Perché non ci si può, il discorso del dialogo, no? Certo, il dialogo certo. Va fatto in due minimo. Si va fatto in minimo due, ma anche con la capacità reciproca di dire io ho sbagliato, io ho fatto, certo, io però certo, avere il coraggio di mettersi in discussione. Quindi Marco Pellegrini, Milena Martinà, con introduzione di Marco Giovannoni e moderato da Giulio Firpo, presidente dell'Accademia Petrarca. Questo è l'appuntamento in seminario sabato prossimo dalle 15 in poi. Il prossimo appuntamento poi il 20 maggio e il 24 giugno e torneremo su questo. Il rapporto con la Chiesa riformata in generale com'è? Diciamo che non abbiamo grandi numeri nella nostra diocesi. Perché sono più ortodossi. Sì, gli ortodossi sono molti di più. Ecco, gli ortodossi fino a poco tempo fa la prima religione dopo la cattolica nella nostra zona erano gli islamici. Quindi al di fuori, nel dialogo interreligioso. Dopo gli ortodossi hanno superato, gli ortodossi rumeni in particolare, in grandi numeri, circa 5.000 fedeli. Una massiccia presenza. Soprattutto femminile, come hai ricordato. Sì, sì, all'inizio femminile, poi piano piano le famiglie si stanno ricongiungendo. Si trovano bene, di solito hanno lavoro, anche in questi momenti di crisi, perché diciamocela anche questa, non vengono a rubarci il lavoro. Spesso vengono a fare lavori che noi non facciamo e non vogliamo fare. Quindi benvenuti. Esatto. Pensate alle nostre case senza badanti. Pensate, sarebbe appunto una cosa che ci creerebbe diversi problemi. Dicevo, volevo evidenziare una cosa, se permetti. Devi. Quindi il metodo che abbiamo scelto è stato quello di confrontarci. Nel primo e nell'ultimo incontro ci sarà un luterano e un cattolico che parleranno, dialogheranno di fronte a tutti. Quindi non possiamo parlare di te e non invitare te, cioè parlare di Lutero e non invitare chi lo rappresenta, perché sennò è un sentito dire, è una di seconda mano. L'invitato di pietra. Quindi io spero che nessuno si scandalizzi se Milena Martinà, pastora della Chiesa Luterana, parlerà in seminario a Arezzo. È solo benvenuta. Penso nemmeno che nessuno si scandalizzerà se Paolo Ricca, teologo di fama mondiale, sì, assolutamente. Veramente bravo, veramente parlerà a conclusione di questo insieme al nostro grande teologo e biblista Don Dino Liberatori. Quindi sono questi piccoli segni che però, secondo me, sono cose importantissime, sono cose che fanno camminare l'ecumenismo anche a livello basso, nelle nostre diocesi, nelle nostre parrocchie. E ora ti posso raccontarti questo episodio. Mi fa solo piacere. Allora, tanto molti lo sanno, non sanno i trascorsi di questa. Io parlo sempre della mia parrocchia perché la mamma è sempre la mamma. Per cui noi ormai tradizione da
che tre, ricordiamo Pieva, non la voglio dire, Pieva Presciano, piccolissima, piccolissima, ma deliziosa comunità di 350 anime, ora diminuiamo purtroppo. Quindi siamo nel Valdarno? Siamo nel Valdarno, Valdambra, e comune di Pergine, Valdarno, da 30 anni. Una dei fedeli della Chiesa Luterana di Svezia sono venuti all'inizio come per approfondire certi studi sull'arte, che era una scuola svedese, e poi sono rimasti 3, 4, 5 volte l'anno, studenti, professori, famiglie, normalmente sono tornate, e 4 volte l'anno, ecco, e partecipano come ospiti alla nostra liturgia domenicale. A messa, e anche molto presto, poi la facciamo alle 9, di solito dormono, perché della sera quando si va in vacanza si fa un po' di bisboccia, e quindi, ma vengono sempre tutti, noi accogliamo giustamente, partecipano a quello che possono partecipare. Abbiamo da alcuni anni, su invito dell'arcivescovo, che ci disse, ma non, sì, è bello che partecipi alla nostra Eucaristia, ma fate qualcosa insieme. E allora abbiamo iniziato a fare un vespro, tutte le volte che vengono facciamo un vespro insieme, un vespro ecumenico, ci mettiamo qualcos'altro, va bene, e tutti, se sono 30 vengono in 30, se sono 40 vengono in 40. Domenica scorsa, per arrivare al segno del cielo, devo dire, perché è un altro che il segno del cielo, io vado di solito la mattina presto a aprire la chiesa, oppure la aprire a un'altra signora. Io ero alle 8:30 lì, quindi stiamo sistemando alcune cose. Sta arrivando il parroco, un quarto alle 9, la messa c'è 9, per confessare ci c'è bisogno. Arrivano gli svedesi giù, allora il parroco, gli svedesi, il diacono, il popolo, chi ti passa sopra con l'elicottero bianco? Il papà. No, guarda, io lo confesso che ho pianto. Ma dai! Allora, ho guardato la cartina e la traiettoria tra Roma e, dove era domenica? Mirandola. Mirandola, sì, sì. E la traiettoria, ci siamo, Arezzo c'è nel mezzo. L'orario dico, era però non è possibile. Allora io non so se ho sbagliato, l'ho preso come un segno dal cielo, continuate. E che va bene così. Ma che bello, bravo, 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 ottimo, grazie Rodolfo, Elisabetta, per questa bella chiacchierata. Ecco, questa chiacchierata che ci ha visto raccontare e vivere, perché l'abbiamo vissuta proprio questi Guarda, momenti. Guarda, io devo ringraziare l'arcivescovo ancora una volta, perché quando lui mi chiese di prendere questo impegno io avevo una grande paura, non sono in grado di essere successore di Franco Vaccari, lo conoscete tutti, no? Non so se ce farò. Ci vai avanti, non ti preoccupare. Mi piaceva più l'arte, impegnarmi per l'arte, certo non potevo dedicare a tutto il giorno. Perché... Allora, dare fiducia alle persone forse vuol dire tirar fuori il meglio che hanno. Sì, assolutamente. E quindi mi ci sto appassionando sempre più, ma non solo io, ma tante altre persone che collaborano, come ora non fai nomi perché sennò ne dimentico qualcuno. Sì, sono tanti, sono temi, è un tema l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, che sempre più deve far parte della nostra vita. La nostra pastorale ordinaria, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Non esiste l'altro, siamo davvero siamo tutti una grande famiglia, una grande famiglia che il Signore ama tanto. Certo, ci mancherebbe. Ama tanto davvero. Allora, grazie Rodolfo, grazie a te, grazie a te, San Domenico, quel lavoro bello che fa. E vogliamo salutare tutti voi con così, con un omaggio alla Pasqua nelle varie lingue. Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa, la Pasqua ebraica, per ricordarci che siamo tutti figli di uno stesso padre. Grazie ancora, buona giornata. To the one that took my citizenship.
taking my place, for your unending grace, and for all that you are. Cristo.